Rinnovabili. La parola è imperante anche in Italia, tanto che negli ultimi anni abbiamo veramente fatto bene. Grazie agli incentivi, che comunque paghiamo noi, abbiamo quasi raggiunto l'obiettivo del 17% di energia da fonti rinnovabili da realizzare entro il 2020. Incredibile. Sì, fino a un certo punto. Adesso il governo ha deciso di togliere gli incentivi e di risparmiare. Ma questo non si ripercuote sulle nostre bollette tradizionali. Noi, privati cittadini, continueremo a pagare 44 euro all'anno per sostenere l'energia rinnovabile. E ci va bene. Siamo disposti a investire nel nostro futuro. Ma spiegateci un paio di cose. Perché ci stiamo fermando? La Germania, per fare un esempio, deve raggiungere nello stesso periodo di tempo il 52% di energia pulita. Perché noi solo il 17%? Chi sta speculando sulle fonti rinnovabili? Perché il materiale per produrle continua a scendere di prezzo e l'energia no? Infine, chi ci protegge da un governo che fa accordi con Russia e Libia nel nome dell'energia e dell'indipendenza? Poi, ogni volta che c'è una crisi, siamo noi a pagarne il prezzo.